comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso. Buonasera Uaiu e forza Napoli. Allora, faccio questo video, raga, per avvisarvi che questo video è pure l'ultimo. Sì, perché ho valutato bene la situazione, sinceramente non ne vale più la pena, ma non per voi, oppure per quelli che mi seguono e che mi stimano, ma per tante cose, sinceramente, veramente... Basta, mi sono scocciato, non ne vale più la pena, perché voglio, su 30 anni che sto su questa piattaforma e 20.000 visualizzazioni, ma ruoc, è duoc, sinceramente, o dici pure professore, oh, professore, o dici chissà che visualizzazione non è farina dal suo sacco. Ah, chi si accatta sulle visualizzazioni, magari si accattasse sulle visualizzazioni, pure gli iscritti, perché puntualmente, ogni 24, 25, 26 del mese, che YouTube accredita i soldi a YouTuber, come a me ogni un paio di mesi YouTuber mi fa comprare i pacchetti di sigarette, e giustamente, manca a farlo apposta, in quell'età di là, aumentano gli iscritti a dismisure, parecchio, compresa a te, ma quello che dico io, no? Ma vedi, tu ti pensi che io piscio dal culo, ma non piscio, faccio la pipì si sa da dove faccio la pipì, quindi a tu ti credi, ma è mai possibile che tu in una settimana 3.000 iscritti? Ma che ha inventato il pomodoro che prigiona l'energia elettrica? Che novità ha inventato che tu tutti questi iscritti una settimana dopo radio te? E poi ti voglio ricordare che io uso questa piattaforma per divertimento, per spasso, per me sfugare, per dire la mia. Io non sono quel classico che si sveglia la notte, il 4 del mattino... e fa video perché è da fare visual, non sono quello che fa 3 o 4 video perché è da fare visual agli iscritti, quello che sia, poi gli iscritti a dritto non sono farine del tuo sacco, tutti ti affanni perché vuoi arrivare a questi cieli piano piano, con mettono ad accusare le sorte e ci arrivi piano piano e ci arrivi, perché per piacere, ma la vogliamo finire, tu giustamente, e poi dici che io mi monto la testa, ma dove? Mi devi dire dove? Ti ringrazio che le parodie ti sono simpatiche, ok? Ma mi devi dire dove mi monto la testa, dove? A che parte mi monto la testa io? Professore, poi professore, se vogliamo entrare pure in questo titolo, ti posso dire che i professori sono questi. Avete visto questo? Questo è un professore. Sapete chi è questo professore qua? Questo si chiama Barbato Gallucci, che gli mando un bacio e lo saluto con un grandissimo in bocca al lupo e auguri per il suo futuro che verrà. Chi su qua? Questo qua è il cugino di mia moglie. Ovviamente cugino a me acquisito. E questo qua è stato contattato da migliori noti personaggi americani per far parte di un loro progetto teatrale. Nelle info, professore, nelle info, chi sia la categoria dei professori? C'ha 33 anni, mio cugino Barbato Gallucci. Nelle info troverete l'articolo. Vattelo a leggere, vai, nelle info lo trovi, vai, leggitelo bene. È uscito sul Mattino, sulle cronache di Salerno, vattelo a leggere. Questo qua fra poco spiccherà il volo, caro mio. E tu ti accatti gli iscritti, tu hai abusato il ciscariello, e mo da mi sa accadrete. Però
mi sallo dietro a questo schermo, ok. Però fin quando non c'è soddisfazione vera e propria, che uno è farina del suo sacco, non c'è nemmeno sfizio. Quindi tu perché vuoi regolare me? Addirittura mi chiami ignorante, io sono fiero di essere, però visto che a me mi chiami ignorante, io ti dico realmente chi sono i professori e chi è l'alunno oppure lo scolaretto. Quindi te l'ho fatto vedere, mio cugino Barbato Gallucci, e nelle info trovi l'articolo. Vattelo a leggere, tu sei molto istruito, giustamente, vattelo a leggere, nessuno ti toglie, per carità, tu sono come bip si chiama il coso, corno francese, per l'amor di Dio alziamo le mani, però giustamente, visto che vuoi fare tanto il gradasso e tanto il buffone, io giustamente ti spengo su due cose. Sulla tua professione, chi è professore e chi non è professore, chi è scolaretto, e te l'ho fatto vedere, chi è, e ovviamente pure sulla piattaforma YouTube. Non è farina per il tuo sacco. Sarei tanto curioso, gli accrediti PayPal tuo PostaPay, per vedere un po' a quale sito di CompraVisual e iscritti sono accreditati. Secondo me basta vedere solo una pagina e stapino, perché i tuoi iscritti e viso, non tanto i viso, ma i tuoi iscritti aumentano a dismisura dal 24 ad andare. Ovviamente se c'hai giustamente la saccoccia che ti puoi muovere, quindi lo fai pure prima, però in una settimana, te l'ho detto, non hai potuto inventare il pomodoro che sprigiona l'energia elettrica, che tu hai fatto questi scritti, dici, oh, questo è uno scienziato perché ha inventato il pomodoro, oppure un limone zucuso che sprigiona l'energia elettrica. Poi il limone l'energia elettrica lo sprigiona, se andiamo vedendo, però a pomarola no, il pomodoro no, quindi non hai potuto inventare una cosa del genere che tu attrai una settimana 3.000 iscritti. E l'ho detto, sottoscritto qua, non piscia dal culo, giustamente ti raccambare. Ma visto che tu ieri sul video che hai fatto di sfottò, e ci sto la sfottò, ok, mi hai menzionato col cognome al minuto 7.05 con esattezza, è un mio visitatore, mio fan, oppure un tuo seguace, un mio seguace ugualmente, mi ha avvisato, io sono per sfizio, sono andato a curiosare e tu hai detto questo. E c'è chiuso il canale, perché sono 30 anni che sto su questa piattaforma, io mi hai scritto a 10 anni già stengo un po' di tu, vabbè, sono 30 anni e ho 20.000 visualizzazioni. Ma questo mi basta, perché a me è farina del mio sacco. Vedete il mio canale, se voi fate se andate su quel sito che si vede le visual, gli iscritti e tutto, mo non mi ricordo, ma ve lo dissi tempo fa, se andate a vedere le mie iscrizioni in una settimana sono proprio a contagocce, arrivano a 20, 30, assai. Tu niente di meno 3.000 in una settimana, la gente che ha inventato il pomodoro che si accende, che inventato tu? Quindi fai il buffone quando sei in grado di farlo, visto che non sei in grado di farlo, io purtroppo, e mi sono permesso e ho sprecato 10 minuti della mia vita a dedicarti questo video, perché tu mi hai menzionato, se non mi menzionavi io non te lo dedicavo questo video, però visto e considerato che tu hai preculato le mie visual, che sono visual farina del mio sacco, e a te no, e poi giustamente chiamandoti professore, ovviamente ho voluto pure precisare questa cosa, chi è il professore e chi no, 33 anni e mo prenderà il volo, tu l'unico volo la piglia la finestra, chi li vuole che la piglia tu la finestra, solo chi la piglia. Vattene a leggere l'articolo, è interessante, vedi un po', guarda, fatelo leggere l'articolo, si chiama Barbato Gallucci
E un numero uno, infatti, lui, il sassofono sovrano, lui non lo suona, ma lo fa parlare, sono anni che ce lo dico, anni, eppure su questo ho avuto ragione. Come infatti è stato contattato da noti musicisti teatrali per fare un progetto insieme. E questa è una bella soddisfazione. Tu hai attato Siscarie, hai attato trombette, che le così. Come fa? Come fa? Quindi a chi vuoi preculare tu con quei 20.000 iscritti? Fiero di tenere 20.000 iscritti e questi quasi 9.000. Ma quando arrivano sono soddisfatto, perché nemmeno un centesimo ho speso per comprarmi un iscritto. Tu stai facendo la guerra, fra poco ci arrivo, perché metti mano alla tasca a 100.000. Però non ti puoi fare buffone, caro mio. Non ti puoi fare buffone. Perché te l'ho detto, vorrei vedere a posto, se c'hai le palle, si tiene le palle, fa vedere lo screen shop della tua PayPal e vediamo un po' i siti a chi sono indirizzati gli accrediti. E tieni le palle, ce l'hai le palle, perché con la PayPal lo capo sta qui. Sì, e tieni le palle, mostra pure questo. E te, né te, non te lo dico, perché è così, è come te lo dico. Questi iscritti qua, quello che si iscritti, viso, non è farina per il tuo sacco, non è competenza tua. Per carità, sei un buon intrattenitore, ti seguivo, ti stimavo, ma non più, però è inutile che ci prendiamo in giro, è inutile. Non stiamo parlando tra ragazzini, abbiamo la stessa età, io non piscio dal culo, ma piscio dal pisello, quindi è inutile che ci prendiamo in giro. Si tiene il palagri, dimostramelo, me lo devi dimostrare, con dato, orario e tutto, tutto. Una pagina basta, e secondo me tutta quella pagina è tutta indirizzata là, te lo dico io, te lo dico. Tu dici Domenico Cono, quindi professore, fai meno lo sbruffone e accetterò questo tuo consiglio. Però quando mi farai vedere tutti i screen della PayPal e posta pay, tutti, a chi sono indirizzati i soldi, a quale sito, allora io chiudo il canale, va boh, ti ho dato questa, ti do questa soddisfazione. Ciao, voglio un bacione, forza Napoli. Questi sono i veri professori. Andate nelle info e andate a guardare chi è il professore e chi è lo scolaretto. E poi giustamente parlami gli iscritti, i visual. E che pulimmo parlare. Io la mattina con queste, vedi, con queste, io tutti scendo qua stamattina con i video e giustamente... che posso sempre le stesse cose che dici, accompagna beh, va pure, sono cose tue, non me ne frega, eccetera. Te l'ho detto, prima ti seguivo, mo sei diventato monotono per me, però, quindi, tu ti alzi alle 4 del mattino per fare video, mi alzo alle 4 del mattino, 4 e mezzo per andare a lavorare, con questo faccio i soldi io, guarda da uno schermo, e proprio fu bello, aumento. Aulimma fannina, professore! Vado a ritiro, va come tu hai detto a me, ritiro, va che a me, se stiamo a sentire. Te l'ho detto, i tanti giuro canale, roppa 30 anni, come dici tu, quando mi dai soddisfazione, fammi vedere tutti gli screen, PayPal e posta pay dell'ultimo mese. L'ultimo mese me la fa vedere tutto quanto, tutti me li devi far vedere. E vediamo un po' a chi sono indirizzati questi accrediti, a quali siti. Ah, povera te, professore, povera te. È giro canale. È già giro canale, sì, è giro canale, ma arrivano a mi dire, perché già, che non lo so dove me le sono dimenticate, lo chiudo. Accetterò il tuo consiglio. Ciao, voglio un bacione, sempre Forza Napoli, metti un like, mi raccomando. Ciao, voglio, Forza Napoli, sempre. Sempre, e comunque... Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di...